Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino del convento dei Cappuccini, perché oggi qui vogliamo raccontarvi quanto accadde ad una figlia spirituale di Padre Pio. Racconta questo episodio a Padre Marcellino Noia, senza Nilo, Wanda Cettolin. Ecco, Wanda incontrò Padre Pio negli anni 60-61 e Ida Sellac, un'altra figlia spirituale di Padre Pio, sua cara amica, gli chiese di fare un viaggio qui a San Giovanni Rotondo proprio in quel periodo, negli anni 60. Ma lei aveva il papà che stava male, infatti erano circa 2 settimane che combatteva con una emorragia che non poteva arrestarsi ed era grave in ospedale, ma Ida non fece altro che insistere e allora riuscì a portare il giorno dopo da questa sua richiesta, anche per pregare con Padre Pio per la guarigione del papà, ecco, a portarla qui a San Giovanni Rotondo, e così fece. Giunsero qui a San Giovanni Rotondo, appena messi sul pullman, loro si fermarono prima a Loreto. Ecco, Wanda non aveva mai visto Padre Pio. Nel momento in cui si fermarono a Loreto, i padri cappuccini, che sono i custodi del santuario, un frate cappuccino gli andò incontro, occhi profondi, uno sguardo abbastanza cupo, e si indirizzò proprio verso Wanda. Lei lo vide, si intimorì, lo salutò e poi andò via. Nel momento in cui arrivarono qui a San Giovanni Rotondo, Wanda racconta che quello stesso frate che aveva visto a Loreto era proprio qui e lo vide mentre stava presiedendo la benedizione eucaristica. Quel frate era Padre Pio da Pietrelcina. Allora lei, ancor più intimorita, ancor più impaurita da questa situazione, questi segnali, questi segni, sta di fatto che durante la benedizione eucaristica di Padre Pio lei casca a terra, sviene. Subito cominciarono ad avvicinarsi le persone, ma fu proprio Padre Pio che disse a tutti: fermatevi, lasciatela stare lì dov'è. Poi si avvicinò a quello che era il capogruppo e gli disse: portatela da San Michele a Monte Sant'Angelo. Così fecero, il gruppo andò proprio per Wanda da San Michele, andarono a Monte Sant'Angelo il giorno dopo, ma durante la Santa Messa accadde la stessa cosa. Wanda cadde a terra e svenne. Tornarono a San Giovanni Rotondo, ebbero l'opportunità di incontrarsi con Padre Pio, perché fu proprio Ida che disse a Wanda: Padre Pio vuole vederti. Infatti lui la incontrò nel chiostro del convento, in una stanzetta, presumiamo la foresteria, e Padre Pio le disse, lei nel momento in cui si avvicinò a Padre Pio piangeva appunto per il papà, e Padre Pio, guardandola, le disse: ma tu non hai capito nulla, tuo padre sta bene, lui è guarito, sei tu che stai male. Al che lei disse: ma padre, io non ho niente. No, fammi vedere qui che cosa hai sul collo. Infatti lei aveva una protuberanza, aveva una ciste, e gli disse: abbassa la testa, e gli diede 3 colpetti su questa ciste. Fu proprio Padre Pio a dire: sei tu che stai male, ora vai subito in ospedale, perché devi farti vedere. Wanda in un primo tempo disse: ma padre, ma io sono con il gruppo, devo tornare a casa, c'è papà che sta male. Lascia stare, tuo padre sta bene, vai in ospedale. Così fece, immediatamente attraversò quindi tutto il piazzale, andò in ospedale. Il medico che la visitò, nel momento in cui la stava visitando, disse: ma tu non hai niente sul collo, non vedo proprio nulla. Lei disse: io avevo questa ciste e ne soffrivo tantissimo, si era anche ingrossata. E il medico le disse: sarà stato proprio Padre Pio che in questo tragitto ti ha operata. Anche perché lei diceva continuamente: Padre Pio mi ha detto che io mi devo operare perché devo togliere questa ciste che mi dà fastidio. Ma non fu così. Lei riuscì a tornare di nuovo in santuario per la benedizione eucaristica di Padre Pio da Pietrelcina, quindi raggiungere anche il suo gruppo, e così fece. Nello stesso tempo chiamò a casa per sapere come stava il papà, e il papà stava bene, non aveva più emorragia, così come le aveva preannunciato lo stesso Padre Pio. Prima di andar via
Volle salutare Padre Pio e Padre Pio, nel momento in cui ebbe modo di colloquiare con lei, le disse: tu sarai sempre una mia buona figlia spirituale, potrai andare dappertutto nel mondo, ma ricordati che tu sei sempre una mia figlia spirituale. Beh, questa espressione, questa parola, la lasciò un po' perplessa. Intanto lei tornò a casa, il papà stava bene, il marito le diede una notizia, perché per lavoro si devono trasferire in Brasile, e così fu. Forse era questo che le voleva dire Padre Pio: potrai andare in capo al mondo, ma tu sarai sempre una mia figlia spirituale. Beh, lei era in Brasile quando un giorno, mentre riassettava la casa, sentì un forte profumo intenso, quasi a percepire la presenza di Padre Pio in casa, e dopo un attimo ebbe la notizia che quel giorno, 23 settembre del 1968, Padre Pio era morto.